il nostro presidente, l'avvocato Giuseppe Guzzetti. Sarà aiutato. Sarà aiutato in questa missione difficilissima da due interlocutori di grandissimo livello, e sono il direttore Mario Calabresi, direttore di Repubblica, e Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera. Prima di passare al supplizio di due direttori importanti, vi devo dare lettura di un bel messaggio del nostro Presidente della Repubblica. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i partecipanti a questa giornata che celebra 25 anni di impegno della Fondazione Cariplo in progetti nel campo sociale, della cultura, dell'ambiente e della ricerca. Indirizzo un caloroso ringraziamento a tutte le persone che vi hanno contribuito. Sono attività che spesso vedono investimenti inadeguati da parte degli attori di mercato e soffrono interventi pubblici insufficienti, e dove risulta quindi particolarmente preziosa la funzione delle fondazioni e del terzo settore. La Fondazione Cariplo ha mostrato una capacità di supporto di lungo periodo allo sviluppo del territorio, nella solidarietà con i più deboli, nella valorizzazione delle risorse culturali e ambientali come volano di benessere anche economico, con nuove opportunità di lavoro pensate in particolare per i giovani. L'attenzione per i troppi minori in condizioni di povertà, inclusa quella educativa, è specialmente lodevole per l'impatto sul nostro futuro e per la speranza di una società più equa e consapevole. L'azione delle fondazioni è una risorsa pregiata, una rete di sostegno particolarmente apprezzabile dopo una lunga crisi che ha messo a dura prova tante persone. La lotta alla povertà e al disagio sociale è una priorità indifferibile, richiede uno sforzo comune e responsabilità da parte delle istituzioni. Interventi per l'inclusione e la coesione sono doverosi per lo sviluppo di una comunità più armoniosa che assicuri a tutti opportunità di progresso e prospettive migliori. Con questo auspicio a tutti i presenti giunga il mio sentito augurio. Sergio Mattarella. Bene, cominciamo. Intanto buongiorno a tutti. Faremo una sorta di intervista per tirare fuori un po' questi 25 anni e anche da dove viene questa vocazione, quali sono i progetti che ci sono oggi alle porte e che stanno nascendo. A me piacerebbe partire però da lontanissimo. Piacerebbe partire dalle origini dell'avvocato Guzzetti, mi piacerebbe partire dalla campagna, perché una volta, non in un contesto pubblico, ma a una cena, e adesso sapeva che le domande erano difficili, se no non venivamo, gli ho sentito raccontare che cosa ha imparato da bambino dalla comunità in cui viveva. E mi hanno colpito due cose che ha raccontato. E allora mi piacerebbe che lo raccontasse, perché secondo me lì c'è molto di quello che l'avrebbe segnata in quello che ha fatto dopo. Beh, questa è una domanda un po' pericolosa, perché intanto rievoca, ho tanti anni sulle spalle, un'infanzia lontanissima. E poi io non so, dato il livello, la qualità di questo incontro, raccontare questa mia esperienza, e poi se la roba non sta nel tema fischiate. Allora, io sono nato in una cascina, alla cascina Piatti di Turate. Turate è l'ultimo paese della provincia di Como che confina con Varese. Dico subito, per non imbrogliarvi, che mio papà
non era un contadino, anche perché lui diceva in dialetto milanese che la terra le bassa e le fatica lavorare, traduco per i non milanesi che la terra è bassa e le fatica lavorare. Era un piccolo commerciante che mi ha consentito poi di studiare, che non era facile allora in quelle condizioni. Io sono gratissimo ai miei genitori per questi, anche se mi hanno messo in collegio fin dalla seconda elementare fino alla terza liceo classico, il collegio Ballerini di Seregno, che è una città qui a nord di Milano. Allora, era una casina, non erano proprietari, erano affittuari, e ho imparato due cose: il senso della fatica, il lavoro. Questi uomini, queste donne lavoravano tutti, eccetera, li vedevo e più sono cresciuto, ho avuto questa consapevolezza, il lavoro, la fatica, il dovere, l'impegno, in una condizione di povertà abbastanza pesante, cercare di mandare avanti queste famiglie, i figli, è chiaro che non andavano a studiare oltre qualche volta la terza elementare, la quinta elementare, la fatica. Il secondo dato è la solidarietà. Se capitava che un capo famiglia si prendesse una malattia, una febbre, nel periodo di tagliare il grano, perché veniva tutto a mano con dei falcetti, una fatica, dei sudori a non finire, i vicini si sostituivano. La solidarietà. Cioè aiutare quello che è in difficoltà, fare in modo che quella famiglia non soffrisse ulteriormente di questa situazione di disagio. E devo anche dire che c'è un terzo elemento. Adesso voi sapete che io sono un clericale, insomma, e quindi, ma non vorrei che introduco in questo nostro incontro un elemento che invece sento il dovere di dire. In queste comunità, siamo nelle zone bianche, probabilmente in Emilia Romagna, in Toscana, la storia è diversa dal punto di vista della presenza laica, ma in queste comunità non dimentichiamo che siamo in diocesi di Milano, il che ha un significato, il ruolo dei preti, cioè questi preti che avevano il sesto comandamento, che era un incubo, anche per noi bambini scendevamo in chiesa con i pantaloni sopra il ginocchio, ti prendeva una vergata prima di andare in chiesa, ti dicevo a casa da tua mamma fatti allungare i pantaloni, ma avevano questo senso della solidarietà, dell'impegno. Questi preti, le cooperative di consumo, per questi contadini erano mezzo analfabeti, come facevano a vendere il grano col commerciante? Erano preti, erano loro. E inventavano delle iniziative che confermano il ruolo importante che questi preti hanno avuto in queste nostre comunità. Devo raccontare quello della mucca. La mucca. Le cooperative sociali, le cooperative per trebbiare il grano, compravano queste macchine e giravano tutti i paesi vicini, eccetera, sempre in funzione di far risparmiare soldi a questi contadini. E c'era questa storia del consorzio della mucca morta. La mucca per questi contadini era la cosa più preziosa. Noi non avevamo i buoi, avevamo i cavalli ad arare, perché la mucca dava il latte. Intanto, dimmi che se andava, il pane bianco non esisteva, il pane lo faceva un forno collettivo, dove facevano queste ruote di pane con la sigla, eccetera. E la mucca era un patrimonio importantissimo, perché dava il latte e il burro, il vitello che vendevano e guadagnavano soldi, non li ingrassavano i vitelli. Quindi se per disavventura accadeva l'incidente più frequente era che mangiando il fieno trovavano dei ferri, si rovinavano, diciamo, la parte interiore, bisognava abbatterla la mucca. Per un contadino era la disperazione, perché non aveva i soldi per sostituirlo. Cosa hanno inventato questi preti? Hanno inventato la cooperativa della mucca morta. E cioè, tutte le famiglie, che andava oltre, erano due o tre cascine che mettevano assieme,
tutte le famiglie avevano un impegno con tanto di statuto che all'evenienza che uno dei loro contadini doveva abbattere la mucca, a secondo la dimensione della famiglia, doveva comprare 2 kg, 3 kg, 4 kg di carne, pagandolo ovviamente, e ricostituivano i soldi per comprare la nuova mucca e per fare in modo che quella famiglia non andasse alla disperazione più totale. Guarda la fantasia del prete della Cascina, no, della Cascina Restelli in questa direzione. Presidente, 25 anni di Fondazione Cariplo, 20 anni quasi di presidenza Guzzetti, 5 febbraio 1997. Io sono particolarmente affezionato a quel febbraio 1997 perché è il giorno in cui ho cominciato a lavorare al Corriere della Sera, trasferito da Roma. E mi ricordo che quando accadeva qualcosa, c'era qualcosa da capire sulla politica milanese, sulla città, dicevano: ma fai cercare Guzzetti, fai cercare Guzzetti. E questo perché era l'esempio di un politico cattolico, popolare, democristiano, politico ed amministratore, democristiano. Bassista. Qui siamo entrati in base. Ma lo dico perché in quel periodo magari non andava tanto di moda, come dire, essere un democristiano. Adesso forse con quello che ci è successo credo che il rimpianto sia quasi comune di quella classe politica, della classe politica di quel periodo. Quindi Guzzetti inizia nel febbraio 1997, inizia alla Fondazione Cariplo e ancora siamo nella prima fase, poi parleremo della trasformazione del modello di filantropia che c'è stato a Milano, però io credo che lei sia particolarmente affezionato alla prima azione filantropica che ha fatto, cioè magari ce la vuole raccontare, se c'è qualcosa che le piace raccontare. E beh, insomma, noi eravamo di fronte a una pagina bianca, perché queste nostre fondazioni, io ho avuto occasione di parlarne con il vero autore, la legge porta il nome del ministro del tesoro dell'epoca, Amato, ma l'inventore, chi ha inventato le fondazioni, ha un altro nome, si chiama Andreatta, Nino Andreatta, perché si dovevano applicare delle direttive europee in ordine a delle banche speciali che erano le casse di risparmio che non avevano azionisti. Quindi facevano due mestieri in uno, facevano banca come tutte le banche, forse un po' meglio perché non avendo azionisti esosi alle spalle che volevano tanti dividendi e subito, potevano remunerare un po' di più il risparmio che raccoglievano e impiegare questo risparmio facendo pagare un po' di meno le famiglie, le imprese, artigiane, contadini, eccetera, no? Allora, sì, il Parlamento decide di fare questa legge nel 90, però ecco, nel 91 incominciano a funzionare le fondazioni per i primi mesi di organizzazione, ma il legislatore non aveva in mente le fondazioni, aveva in mente un contenitore dove mettere le azioni in attesa di decidere cosa avrebbe fatto di queste azioni, anche perché il dibattito era un dibattito abbastanza vivace tra chi sosteneva che erano soldi pubblici e quindi bisognava prendersi e portarli allo Stato e chi invece giustamente sosteneva: ma no, ma questi sono soldi privati, sono soggetti privati le fondazioni. Abbiamo dovuto arrivare alla legge Ciampi e a due sentenze della Corte Costituzionale per riaffermare siamo enti privati con piena autonomia statutaria e gestionale. Quindi nessuno di noi sapeva esattamente, la fatica iniziale, quello che le chiedeva, è stata quella di scrivere queste prime pagine, intanto uscire da una situazione di fondazione, come dire, passiva,
Cioè noi, la Cariplo, aveva due divisioni, due settori, beneficenza, non per nulla, l'organo di amministrazione si chiamava Commissione Provinciale di Beneficenza, quasi a rilevare che era più importante la beneficenza che far banche. Ma, dicevo, queste due divisioni sono state trasferite al nuovo ente e si è per all'inizio continuato in un'attività che era quella di mettere a disposizione dei soldi per la beneficenza, sostegno alla formazione dei giovani, intervenire sulle situazioni di povertà, cioè la parola beneficenza dice tutto, no? E quindi i primi anni noi eravamo questi soldi raccogliendo le domande presso gli sportelli delle filiali della Cariplo, no? Dove nel comune di Villa Guardia bisognava comprare l'autovettica e naturalmente facevano la pesca, la lotteria, poi gli mancavano un po' di lire e il presidente della società che gestiva il trasporto degli ammalati si rivolgeva alla filiale di Villa Guardia e faceva la domanda. Ora, tutto benissimo, tutto per l'amor di Dio, cose meritevoli. Si dà il caso che il presidente dell'SOS era anche un buon cliente di quella filiale, no? Quindi c'era un po' questa. E quindi il primo problema che ci siamo trovati di fronte è stato quello di dire: noi siamo un soggetto che non può essere uno sportello erogativo, dove uno si presenta, se ha la buona ventura va via con un po' di soldi che non dispiace mai, e se ha la disavventura va via con niente. E quindi passare da una posizione, come dire, passiva, cioè tu mi fai la domanda, io valuto, ben istruite, cioè tutte cose meritorie, ma non era una fondazione che decideva, come dire, i problemi che abbiamo di fronte dal sociale, allora devo dire la ricerca scientifica e l'ambiente che non erano nel DNA, delle casse di risparmio, c'era cioè la beneficenza e l'arte e cultura. Gli altri due settori sono, erano nella legge Ciampi, sono arrivati dopo come impegno nostro. Quindi, per rispondere alla sua domanda, il vero primo problema è la scelta, non usiamo parole grosse, insomma, però la scelta è importante, non diciamo strategica, che abbiamo fatto e dobbiamo passare da essere un ente passivo che raccoglie domande e finanzia, un ente che ha una sua strategia, si guarda intorno, quali sono nelle comunità dove operiamo i problemi più urgenti che nessuno soddisfa, e quindi diventare un soggetto che fa delle scelte, stabilisce dei rapporti importanti, perché noi abbiamo fatto una scelta fin dall'inizio che siamo una fondazione erogativa e quindi non andiamo a fare cose attive che altri fanno molto meglio magari da decenni e anche più, e quindi avere questo nuovo ruolo della fondazione. E siccome io sono sempre molto, come dire, schietto nelle cose, in questa azione noi abbiamo incontrato due persone, un gruppo di noi che andavamo un po' a scuola, perché anche noi non sapevamo, il dottor Cavazza, che era uno dei massimi esperti di fondazione collegato con Bologna nei rapporti con gli americani, e devo dire il professor Barbetta, che ancora oggi è un nostro collaboratore. La Cariplo è diventato un soggetto che ha voluto fare delle scelte, organizzarsi, eccetera, e credo che poi abbiamo anche avuto la fortuna, lo dico subito per non dimenticarmelo più avanti, ma non lo sarei dimenticato, la forza di questa fondazione, lo sanno i nostri collaboratori, che questa è una mia convinzione totale, è quella di avere una fondazione con una struttura molto ben definita, ma soprattutto con delle risorse umane di assoluta qualità. Chi ha assistito al primo filmato avrà visto, insomma, questa è una fondazione che grazie a loro, perché il presidente, gli amministratori, lo dico sempre, se non Bamba
capisci che gli danno delle idee buone, il suo impegno, le idee di farlo contro tutto, questo loro ci chiedono. E loro oggi sono una forza di questa fondazione perché capiscono che sono in un progetto che non è tirare il 27 o burocraticamente istruire delle domande. Visto che ha detto franchezza, mi ha fatto venire voglia di fare un'altra domanda così. Come si resiste alle pressioni perché la fondazione sia un bancomat? Cioè, diciamo che con la crisi le fondazioni sono diventate, come dire, l'ultima istanza per salvare una serie di cose sul territorio. Il rischio però di questo è il fatto che uno non riesca più a portare avanti dei progetti omogenei, pensati, come avete fatto voi, l'housing sociale, i net, l'educazione, le culturali. Esatto. Allora, come si riesce ad avere un'agenda propria e a resistere a non diventare un bancomat? La prima cosa, le regole. Cioè, tu in fondazione devi stabilire delle regole. Noi procediamo per bandi, bandi siano tutti sulla stessa linea di partenza, la garanzia che sul traguardo arrivano i migliori. Ho detto prima, i nostri collaboratori sono di alta professionalità, lo dico sottovoce perché magari domattina mi capita l'incidente. In 25 anni non abbiamo mai avuto un incidente, 30.000 erogazioni, nessun incidente, di nessuna natura, nel senso che non dico nature che è meglio non ricordare, non in una giornata come questa, ma anche l'incidente di un istruttore sbagliato, insomma, no? Conferma la professionalità. Noi abbiamo in statuto una norma che è decisiva. A quelli a cui non diamo i soldi, quando ci fanno la domanda, noi dobbiamo rispondere dicendo perché non gli abbiamo dato i soldi. E questo è un grosso impegno per i nostri collaboratori con noi. Quindi avere le regole. Tu hai i bandi, hai un progetto, sapere che tutti sono nella stessa condizione di poter accedere. E devo dire anche un rapporto corretto con la politica e con la città di Milano, col Comune di Milano, perché io riconosco che la città di Milano, il Comune di Milano, è, insomma, è il capoluogo della nostra regione e tu con questa istituzione devi stabilire un rapporto e una chiarezza. Faccio una parentesi. Quando io sono arrivato in fondazione, l'89% dei soldi li davamo a Milano, città e provincia. Perché il buon Giordano dell'Amore, che è meritorio, ha inventato la fecondazione artificiale dei tori, ha inventato dell'Amore. Queste erano gente che erano ottimi banchieri, ma avevano su questi temi una sensibilità, anticipavano 20 anni, che sono le persone che hanno fatto la storia, che fanno la storia, quelli che vivono la giornata, l'immediata, la storia non le ricordo. E però cosa aveva stabilito? Che tutti i soldi si distribuivano a Milano. A rotazione due province, no? Ogni anno si segnavano due province che gli davano 500, allora erano lire, 500.000 euro. Quindi noi avevamo una situazione drammatica, avendo la commissione centrale con i rappresentanti delle province, uno dei problemi con i quali abbiamo dovuto fare i conti è che questo dice, vabbè, ma tu non puoi l'89% erogarlo qui, stabilisci, vediamo, e lì abbiamo fatto le emblematiche maggiori, eccetera. Ma voglio parlare del rapporto col Comune di Milano. Noi, com'è nella dinamica democratica, io ho avuto sindaci a partire prima di Albertini, mamma mia, che era stato segretario generale della regione, lui era un europeista. Formentini, che io conoscevo bene perché l'avevo conosciuto, lui è stato per un periodo segretario generale della giunta regionale. Poi è arrivato Albertini, poi è arrivato la Moratti, poi è arrivato Pisapia, adesso si sa. E io con questi sindaci
anche con quello in carica, al quale faccio tutti gli auguri più sinceri e più, perché sale un galantuomo, però io... poi il resto non so, nei nostri rapporti, per quello che ho visto, mi sento di dare servizio. Qual è stato il rapporto con la città di Milano? Che abbiamo detto, tanto riequilibriamo, abbiamo riequilibrato in periferia, capisco, Milano c'è la scala, voi sapete che noi siamo il più grande sostenitore, 6 milioni e 200 rotte, e 300 milioni tutti gli anni, direttore. La scala, ma io ho i poveracci, morale della favola, che abbiamo stabilito questa regola. Noi al sindaco proponiamo una grande opera. Lei ci dica nel suo mandato qual è l'opera che vuole che venga risolta. E noi ci impegniamo in ragione del riconoscimento del ruolo che la città di Milano ha e che noi vogliamo riconoscere, questa opera la finanziamo, anche se costa tanti soldi. Il primo intervento, il sagrato, la galleria, eccetera, ok. Albertini mi dice, c'ho il Palazzo Reale. Noi abbiamo messo 50 milioni di euro nei 5 anni, il Palazzo Reale sarebbe ancora transennato e oggi è sede di mostre, di iniziative, eccetera. Grande opera, Fondazione della Finanza. La Moratti mi dice, a Milano c'è un detto, è come la fabbrica del Don, cioè quando un'opera non finisce mai è come la fabbrica del Don, perché pare che il nostro luogo ci hanno impiegato 200 anni, non so per quale motivo. E sostanzialmente il sindaco e Moratti sono d'accordo con Napolitano che la sindaca è una bestemmia, che il sindaco Letizia Moratti. Allora, mi dice dobbiamo togliere i cantieri dal Castello Sforzesco. Benissimo, 50 milioni, 5 anni il Castello Sforzesco, ok, via i cantieri, non so se proprio sono via tutti, ma noi 50 milioni li abbiamo mollati. Pisapia, il trotter. Perché voi avete in mente San Siro, no? Ma il trotter originario non è San Siro. Il trotter è dalle parti di via Padova, adesso non so esattamente, dove c'è ancora la pista, c'è una grande piscina, adesso sono rimaste le scuole, perché un giorno con Pisapia, e lui mi dice allora, benissimo, qui ci sono i 50 milioni, 40, quelli che sono, e noi recuperiamo il trotter, sia la parte immobiliare che la parte ambientale, eccetera. E una mattina con lui, siamo andati perché la parte immobiliare la stanno già molto ristrutturando e ho visto cos'è l'integrazione. Perché lì ci sono queste scuole, era proprio nel momento della pausa che fanno la mattina, anche i miei tempi non si faceva la pausa, bianchi, neri, rossi, gialli, cinesi, cioè lì i bambini tutti, cioè... Ha ragione quel signore che ha detto che l'integrazione parte dalla scuola, uno adulto, anziano, cosa gli spieghi, questo qui c'ha la sua idea, cioè, no? Tanto è vero che uno dei progetti che a me hanno dato più soddisfazione è stato quello che quando il direttore regionale tutto mi ha detto questa storia dei bambini stranieri che arrivano a Milano, io per legge li devo mettere in una classe, ma loro non sanno una parola di italiano, né nei curricula c'è questo, stanno lì un po' e spariscono, dove vanno? E abbiamo fatto un progetto pluriennale di formazione di questi bambini, di fargli imparare la lingua, eccetera, che è stato una delle cose più belle. Allora lì al trotter abbiamo visto questi bambini, ma i bambini quando escono per la pausa giocano, non è che hanno in mente la loro origine, e lì si integrano, se si integrano all'inizio durano per tutta la vita. Con Sala siamo sulle periferie, i quartieri periferici, perché noi abbiamo uno dei 4 progetti intersettoriali, questa è un ulteriore avanzamento nei cambiamenti, nei miglioramenti, l'arrivo naturalmente di Urbani, facciamo
quattro progetti intersettoriali, fin qui eravamo settore per settore, adesso non c'è, ma carico factory per l'occupazione giovanile, abbiamo la ricerca, come si chiama, no, le periferie, quelle su di montagna, abbiamo l'altro, come dire, intervento, che sono il sostegno non più come erogazione ma come patrimonializzazione di occorrere nel settore del terzo settore, se no continua a dare il contributo fondo perso, quando finisce il tuo contributo non vanno più avanti, quindi patrimoniale. E infine questo progetto sulle periferie, e noi vogliamo qualificare in questo periodo che sappiamo che la giunta di Milano, il sindaco, e devo dire che dopo le elezioni non si è dimenticato che in campagna elettorale aveva detto questo, e ha fatto già delle iniziative, il quartiere Adriano, il quartiere Adriano, ecco, noi con questa amministrazione, poi lo faremo anche nelle altre città, perché non è... Quindi diciamo così, con la politica, col comune il patto è chiaro. Voi, e poi anziché... ma non finisce mica lì, però partecipa ai bandi, ai progetti, no, la collaborazione, vedo di Maiorino, insomma la cultura, abbiamo un sacco di robe, però allora entri nelle regole e qui non c'è preferenza, rispettiamo tutti. E poi devo dire un'altra cosa, e infine su questa domanda che lei ha posto, il fatto che noi abbiamo rispettato correttamente la Ciampi fino in fondo. Perché la Ciampi aveva una disposizione che se fosse stata rispettata non saremmo alla tragedia del Monte Paschi di questi giorni e delle scorse settimane. Perché la Ciampi provvidamente, sapendo che il dibattito è stato molto, io l'ho seguito tutto, quello che ero appena arrivato, e Molinari che rappresenta l'Acri, che aveva tutta una storia importante, positiva, di cui sono grato come carico, perché poi ci siamo trovati un patrimonio importante, e Molinari è un pezzo di storia importante della banca, e dice guarda, io in fondazione la occupo, la metto tu, e io mi sono occupato di queste... La Ciampi aveva una disposizione veramente provvida, quando ha detto attenzione, negli organi delle fondazioni la parte pubblica non deve avere la maggioranza. E cioè nell'organo di indirizzo bisogna che la parte privata, il privato sociale eccetera, no, non abbia la maggioranza. Se tu hai la maggioranza pubblica finisci inevitabilmente, no? A Siena, scusate se faccio queste dichiarazioni, tutta la mia solidarietà a questa città, a questa comunità, dove era il disastro è che su 15 membri dell'organo indirizzo 8 li nominava il sindaco, 5 li nominava il presidente della provincia, più c'era l'arcivescovo e il rettore dell'università di Siena. E quando il mio amico è andato a dire quel sindaco lì, guarda, non farmi indebitare per il secondo aumento di capitale, scendiamo dal 54 al 40, 40, comandi sempre, se tu tocchi un'azione a casa tutti. Chiaro che poi gli dipendeva, che un liceo vado a casa io, no? Però lì c'era l'elemento. Chi ha rispettato la Ciampi? Infatti, nella fondazione arrivano, perché noi abbiamo il presidente delle province, il sindaco di Milano, il presidente, quelli che nominano, e poi abbiamo i 20, dove c'è anche il cardinale che ci dà la sua terna, i rettori dell'università. Però aver tenuto questo equilibrio ha impedito che la fondazione finisse magari nella polemica politica del dire qui, là, su, giù, e poi parliamo dei comuni, hanno i loro problemi, però sapendo che la regola è una regola di correttezza, io devo solo essere grato agli amministratori di Milano, ma anche del resto, perché in questi anni non c'è mai stato un elemento di conflitto e di contrasto, anche perché io sono molto rispettoso. Io sono un antidemocratico perché non vengo eletto, sono nominato secondo le regole della mia fondazione. Loro hanno il consenso democratico elettorale e io rispetto che loro hanno molto più, come dire, rappresentanza. Però in questi anni questo rapporto è sempre stato molto positivo, anche lì non abbiamo mai
lei non ha mai sentito una polemica con... Negli ultimi tempi, tra l'altro, con la Regione stiamo facendo cose veramente molto importanti, abbiamo programmi dove ognuno si rispetta, eccetera, per dire che una fondazione deve anche rispettare le rappresentanze democratiche e avere un'attenzione a questi problemi. Qualche collega nelle loro province non lo rispetta e quindi noi in Parlamento abbiamo più nemici che amici, perché quei colleghi lì non rispettano le rappresentanze democratiche. Restiamo ancora un attimo sul rapporto con la politica. L'ha detto, le fondazioni fanno gola alla politica e qualche volta le ha anche occupate. Però c'è anche, come dire, una parte di contestazione che riguarda ancora la partecipazione al capitale delle banche, c'è una discussione e c'è qualche azione del governo che proprio per questo, dal punto di vista della fiscalità e della tassazione, mi sta creando qualche problema. Ma anche qui bisogna, noi siamo 88 fondazioni in Italia, l'ACRI ne organizza 86, perché una fondazione si è tolta perché voleva che noi fossimo controllati dai prefetti, io preferisco avere come, perché noi siamo vigilanti, no? Noi abbiamo un'autorità che è il MEF, in attesa della riforma del terzo, non il terzo settore questo, ma dell'autorità del terzo settore, perché noi abbiamo sempre detto più presto scompare la parola di origine bancaria e meglio è per tutti, soprattutto per noi, perché quella specificazione induce tutte queste polemiche. Allora dicevo, bisogna scendere nelle singole situazioni. A me, vi assicuro, mi mette un po' in imbarazzo portare anche qui esempi, ma non posso non farlo. Anche qui le fondazioni che hanno rispettato il loro ruolo di essere investitori finanziari, investitori istituzionali, che hanno rispettato, qui vedo amministratori di lungo corso ai quali dobbiamo grande riconoscenza, come il professor Giovanni Bazzoli o il nuovo presidente che era già un presidente precedentemente, Grospietro, loro possono attestare che le fondazioni di Intesa San Paolo non solo hanno sempre rispettato i ruoli, io sfido a dire che abbiamo interferito, ma abbiamo fatto di più. Io voglio ricordare qui oggi che le 5 fondazioni, un anno e mezzo prima della crisi, loro si sono fatti avanti per un aumento di capitale che mettesse in sicurezza la banca. Devo dire che questo non è che ce lo siamo inventati, perché una parola prima non la capivamo neanche, ma c'era qualcuno che ci spiegava, che se ne intendeva, che in America più presto che tardi sarebbero venute giù le società dei prestiti immobiliari e sarebbero venute giù anche le banche, perché finanza per la finanza in America, il primo incidente, come è successo per la Lehman, andava tutto alla malora. E questo signore continuava a dirmi: mettetevi in sicurezza, mettete la banca in una posizione patrimoniale tranquilla, che se viene la crisi, e io lo raccontavo ai colleghi, e i colleghi sono convinti, ricorderà il professor Bazzoli un incontro con i tre vertici, lui, Beltratti e Passera, dove abbiamo discusso questi problemi e le fondazioni, nell'interesse della loro banca, si sono detti disponibili a fare un aumento di capitale di 5 miliardi, oggi abbiamo la banca, lo dicono, come dire, le autorità, eccetera, la miglior banca in Europa, tra le prime a livello mondiale, ma nasce da questo rapporto positivo fra gli azionisti e la banca. È chiaro che altrove, dove questo rapporto è stato pasticciato, complicato, le poltrone, io sfido, lo dico sempre pure. Andate a vedere la storia della Cariplo prima, perché abbiamo fatto un primo periodo che non c'era ancora l'accordo con la Nuova Banca Ambrosiano e la vendita che noi abbiamo fatto con la Nuova Banca Ambrosiano, per un certo periodo avevamo ancora Cariplo SPA e abbiamo nominato i presidenti, i consigli di amministrazione. Io sfido a trovare un amministratore che non rispondesse ai requisiti per i quali andava a fare l'amministratore della banca, perché la Fondazione Cariplo
Un'altra cosa che ha sempre fatto, e io lo dicevo ai colleghi, noi non dobbiamo farci prendere in castagna con i portavoce, gli amici, i parenti, i conoscenti, perché se metti a rischio la banca, metti a rischio la fondazione, perché avevano dentro un pezzo di patrimonio importante. Questa è la storia dei rapporti fra le fondazioni e le banche. Certo, chi pasticcia probabilmente ha seminato vento, e me purtroppo, perché ho la solidarietà per questi colleghi, sta raccogliendo un po' di tempesta. Noi ci avevano dato 40 minuti, ma sì, penso che sforeremo abbondantemente, però non vorrei esagerare. Una domanda, allora andrei sui progetti. Un progetto di questo momento, questa mattina, faccio pubblicità, l'ho vista sul sito del Corriere, c'era una notizia di un preside di scuola media di Udine che ha detto ai giornalisti: vi voglio sensibilizzare su un problema, c'è una bambina che avevo in classe in una prima media che è svenuta in classe, e quando le abbiamo chiesto cosa le succede ci ha detto che non mangia da 2 giorni. E uno si sveglia e dice: ma com'è possibile una bambina a Udine che va a scuola in Italia non mangia da 2 giorni? A Udine. Poi c'è una ricerca della Caritas che segnala che 13.000 bambini a Milano non hanno cibo a sufficienza, per qualità e per quantità. E allora ci racconta il progetto che state lanciando. Allora, io credo che una fondazione, ma in generale tutti, forse a partire dalla componente pubblica, dobbiamo avere chiaro alcune cose che poi vengono fuori i risultati, le diversità, quella roba qui. Qui ci sono in questa nostra comunità 3 momenti. 2 della speranza e 1 della serenità, che oggi in Italia non ci sono. Non c'è la speranza, e poi dico di questo progetto in Milano, non c'è la speranza per i bambini che si affacciano la vita soffrendo la fame. Scusate, uno che viene al mondo e la prima cosa che incontra è la fame. Questo è un tema che io da anni picchio come un fabbro, che ho proposto al governo. Il direttore Fontana mi aveva detto le tasse. 2 anni fa questo governo, no, il governo precedente, che adesso siamo nella nuova storia, ci ha quadruplicato le tasse. Ma io là la devo portare, visto che non va rispetto. Solo noi, cioè gli enti non commerciali, la tassazione sui dividendi è passata dal 5% al 77-70%. E dico: ma non capite che non colpite la Fondazione Carico, colpite le associazioni e colpite quelli che quelle associazioni, i nostri progetti, ai quali cerca di dare una risposta, perché una fondazione è una roba semplicissima, un patrimonio, lo investi, togli le tasse, le spese, naturalmente il resto noi lo diamo via. Se tu mi fai pagare 40 milioni in più di tasse, io Fondazione Carico ero 40 milioni in meno con l'aggravarsi della situazione sociale. Allora ho tentato la mediazione, il MEF la mediazione l'aveva accolto, ma lungilineamente ha detto: le fondazioni devono pagare, e abbiamo pagato. Però quando è venuto il momento che era necessario un incontro, io questo tema l'ho posto. Scusa, mi hai quadruplicato le tasse, ma io ho bisogno di soldi, lì c'erano, e perché non le hai fatte pagare anche a Soros? Che se tu allargavi la platea di quelli che pagavano il 77-70, forse riducevamo il 77 e prendeva anche più soldi, no? Se il governo riduce di 100 milioni la tassazione, noi fondazioni ci impegniamo questi 100 milioni a non erogarli, ma a fare un progetto nazionale sulla povertà infantile e la povertà educativa.
No, in Parlamento non posso andare a ridurti le tasse. Ed è venuto fuori questa idea. Io do atto a Renzi che questo è stato un colloquio franco e una disponibilità che immediatamente è venuta. Questa roba del credito imposta. Cioè ti do 100 milioni di credito imposta, poi cammin facendo noi non dovevamo mettere soldi, ci ha fatto mettere 20 milioni di nostro, ma io sono contento. Sono 120 milioni che abbiamo lanciato i primi due bandi, abbiamo girato in Italia, qui c'è il nostro direttore dell'Acri che le ha fatte tutte o quasi, io ho partecipato un paio, gente così, perché quando lei mobilita sui problemi veri, la gente c'è per la miseria, perché nelle nostre comunità vedere i bambini in povertà, le famiglie in povertà, la solidarietà li muove. Facciamo solidarietà allo tsunami, non facciamo solidarietà a quello della porta accanto o a quello del quartiere dove vediamo questi problemi. E adesso siamo impegnati in questo progetto nazionale. Io non posso ipotecare il futuro politico e mi pare molto complicato in Italia, ma questa è un'altra storia. Però con lui ho un impegno, che se il progetto triennale darà esiti positivi, perché è sperimentale, non è che noi con 120 milioni, il suo impegno, che lui mette in testa ai suoi programmi, la lotta alla povertà infantile, la lotta alla povertà educativa, perché da quella povertà lì, l'ha ricordato uno dei partecipanti al dibattito, ma è come quelli che arrivano. Ma da lì, ma scusa, ma che cittadini sono? Ma quelli finiranno altro che lì, prima non andranno neanche a scuola, sono lì abbandonati al loro destino. E qui si inserisce questa roba di Milano che ci ha sconvolto, perché apprendere che a Milano ci sono 13.000 bambini in povertà assoluta, denutriti, quelli che vanno alla scuola materna mezzogiorno mangiano. Poi ci sono le associazioni del volontariato, riempiono i sacchetti per quelli che sanno dove sono, ma tutto il resto, che è la gran parte, questi qui dove sono. E allora abbiamo lanciato, che è un po', come dire, è un accenno di futuro per questa fondazione che da oggi inizia il secondo, non si sa quanti, 25 anni per quelli che verranno dopo di noi, no? Lanciamo questo, però abbiamo approvato la scorsa settimana, lunedì, in Consiglio e in Commissione Centrale, questo progetto straordinario, triennale. Vogliamo estirpare la povertà infantile in questa città di Milano, perché è intollerabile che Milano, che ha tutti questi parametri, questi risultati, è tornato una città, battiamo Roma sul Turismo, tutto benissimo, abbiamo vinto la sfida dell'Expo, siamo all'onore delle cronache, ma se tu non mandi i bambini a vivere in condizione di normalità, questi parametri cosa valgono per le nostre comunità? Ecco perché abbiamo detto, mettiamo 12 milioni, speriamo di raccoglierne altre 30 di questa solidarietà, perché una delle cose di cui io sono convinto, che è legato a un altro progetto, nel quale io ho sempre creduto e che documenteremo fra gennaio e febbraio, dove stiamo arrivando, che è quella della welfare di comunità. Cioè oggi lo Stato sociale è in crisi, gli anziani, diciamo, i drogati al loro destino, la situazione dello Stato non ha più soldi, corrono da noi, noi cerchiamo di fare, premettendo che una fondazione non risolve nessun problema, è stato detto stamattina, una fondazione deve avere un altro, ma è stato detto molto bene, che è quello di sperimentare, cioè c'è un bisogno sociale, nessuno lo risolve, tutti dicono che quella roba lì non è risolvibile, momento, andiamo a vedere, l'edilizia sociale, quando noi siamo partiti, anche qui merito loro, perché io ho letto il librone, mi sono convinto che il librone stava in piedi, poi incrocio Urbani che lavorava già in quella roba lì, dei fondi immobiliari di Amena, sono convinto che quella roba lì era una roba che si poteva fare, mettere sul mercato alloggi con i canoni meno 40, meno 50%, ma con i parametri i più alti, andate in via Cenni o lì al quartiere Ficino o a Crema e vedete cosa abbiamo fatto. Ho capito che quella roba lì si poteva fare,
perché c'era una domanda sociale, giovani coppie, anziani, immigrati che lavorano, possono avere un canone ma basso, giovani professionisti. Allora tu, Fondazione Calipro, puoi anche rischiare di sbagliare piedi per terra, e, oh, siamo Lombardi, mica, però devi sperimentare, l'esperimento va male, però l'esperimento è andato bene, oggi è un progetto nazionale di edilizia. Welfare di comunità, qual è la sfida? Non ci sono più soldi pubblici, non è vero, qui vedo in sala qualcuno che ha fatto una ricerca, nel bilancio dello Stato sono 60-70 miliardi per il sociale che spende l'INPS in modo dissennato, non c'entra niente un presidente pro tempore, sono i parametri, i criteri, cioè, se no mi faccio un altro nemico in giro per l'Italia. Ma voglio dire, mobilitiamo le comunità, già fanno delle cose assieme, si sovrappongono, si litigano, si pasticciano, li mettiamo attorno a un tavolo. Ma lei sa che noi cosa siamo? 10 il primo anno, 9 il secondo, 10 il terzo, più almeno no? Abbiamo circa una trentina di sperimentazioni in Lombardia. Alla fine dimostreremo che noi, il privato sociale, cioè il terzo settore, il welfare aziendale, oggi il welfare aziendale sta coprendo una parte importante di questi problemi sociali, coinvolgilo, fallo per... E infine, quello in cui io credo totalmente, il cittadino. Se tu lo coinvolgi, ma perché facciamo la solidarietà allo tsunami e non faccio la solidarietà a quella della porta accanto? Ma gli devi dare l'occasione di partecipare e di vedere il risultato del tuo intervento. Presidente, credo che siamo andati molto tempo assegnati. Io sono una battuta, la filantropia a Milano è stata la filantropia che ha permesso di costruire l'ospedale maggiore, che ha permesso di Martinini, l'istituto dei ciechi, i due fate bene. Martinini. Volevo dirle, lei nella fondazione c'è tutta una parte dedicata, e qui ne abbiamo un esempio abbastanza rilevante, a far scattare delle scintille, dei progetti, start-up in particolare. Come si trova un presidente come lei, che insomma posso dire anche una, abbiamo tutti una certa età, abbiamo tutti una certa età, come si trova in questo rapporto con giovani che le vengono a proporre innovazione digitale? So che aveva colpito in particolare un'app sul tennis, mi ricordo. Ma intanto bisogna avere una condizione di spirito di credere nei giovani e fidarsi, perché se tu anziano sei arcigno nei confronti dei giovani è chiaro che la partita è chiusa prima di incominciare, ma se tu sei aperto e queste cose le sperimenti, io dico sempre, lo ripeto anche oggi, che era la seconda speranza, la prima è quella dei bambini in povertà e la seconda speranza è quella dei giovani che cercano lavoro, perché non è che i nostri giovani sono bambuccioni, l'ho detto alla Spezia, è venuto giù il teatro. I nostri giovani sono attivi, svegli, hanno gli occhietti lucidi, ma tu gli devi dare, chiedono di lavorare, bisogna che trovino i posti di lavoro, perché se c'è voglia e non trovano il lavoro, allora l'anziano, se capisce anche qui che ci sono delle buone cose, le deve realizzare, deve dare a loro gli spazi, perché loro possiedono le tecnologie che io non possiedo, anzi forse sarei ancora con la penna d'occhio, no? Adesso ci arrivo la Biro, poi essendo venuto dalla Cascina, ma voglio dire, ma loro possiedono le tecnologie e mettono a profitto queste tecnologie per le innovazioni che oggi si chiede l'avanzamento delle nostre comunità, della nostra industria. Io le cito due esempi, perché poi gli esempi valgono più di tante chiacchiere e di tanti discorsi. A Lomazzo, non lontano da qui, una vecchia, io sono alla Cascina Piatti, un chilometro e mezzo di Lomazzo, quindi in bicicletta andavo a prendere il treno dalla Nord a Lomazzo per andare a Como, quindi questo filatura Somaini l'ho visto da bambino in attività e poi per anni abbandonato il suo destino, giù i muri, i tetti, c'era questa roba abbandonata. Noi abbiamo dato 5 milioni a fondo perso,
che è presidente della provincia, della Camera di Commercio, se mi dà un contributo per avviare, ti do perché il progetto era buono. E c'è una piattaforma tecnologica dove ci sono 147 start-up, aziende, giovani. Avete letto sui giornali Diretta Plus e di Orbit? Diretta Plus è quella del grafene, 18 milioni di sterline raccolte in un giorno alla borsa. E gli altri sono quelli che catturano i pezzi di satelliti quando esplodono. E chi le ha inventate queste robe? All'Omazzo. All'Omazzo, non alla Silicon Valley, all'Omazzo! Sono giovani! Sono giovani! E quindi, io sono sincero, almeno un giorno del 25 di le cose, perché Marco mi ha detto non circumnavigare mai le parole, non bisogna circumnavigare le parole, io sono sincero, leggo le carte qualche volta, ho difficoltà per tenere dietro a Urbani e a quei quattro che ho visto stamattina, non è molto semplice, i documenti sono sempre lunghi, complessi, e però hai la fiducia di partenza che hai dei collaboratori seri, professionalmente competenti, che non ti fanno avventure e tu devi facilitare al massimo. Questo è quello che dobbiamo fare noi anziani, fare in modo che le condizioni, la realtà nella quale questi giovani si trovano a vivere non siano realtà ostili o di difficoltà, ma fare in modo che la loro intelligenza, il possesso di queste tecnologie, queste invenzioni che fanno avanzare le nostre comunità, la nostra economia, trovino da parte nostra il sostegno più importante. E poi per chiudere, non vorrei chiudere con una nota un po' di mestizia, ma al termine, ricordato l'inizio, al termine di una vita un po' in politica, un po' nelle fondazioni, abbiamo anche bisogno di un grande impegno civile e morale, perché leggere oggi nei giornali che la corruzione negli enti locali e nelle periferie ha sopravanzato la corruzione dei nostri tempi quando si rubava Roma, questo è inaccettabile. La corruzione, l'evasione fiscale, la burocrazia, se tu non togli questi elementi, dove andiamo in questo paese e che cosa offriamo ai giovani che trovano questi elementi negativi per cui il paese è fermo? E siamo sempre nello sviluppo economico e sociale, quando va bene siamo prima della Grecia, quando magari non siamo anche dopo. Grazie, grazie a tutti. Ci hanno aiutato a capire meglio dal Presidente, direi molto bene dal Presidente, cos'è la Fondazione. Adesso invito il Presidente a rimanere ancora un attimo sul palco, accogliamo il Vice Sindaco di Milano, Anna Scavuzzo, che ci porta un saluto, e poi il Cardinale Scola, grazie. Buongiorno a tutti, Mensa Reverendissima, caro Professor Puzzetti, Direttore Urbani, avvocato. Dottor Urbani, che non vedo ma immagino in sala, amici e amiche, oggi porto il saluto dell'amministrazione, il saluto cordiale di Beppe Sala che mi ha chiesto di partecipare a questo momento e il saluto di tutta la città. Fondazione Cariplo compie oggi 25 anni. Direi che possiamo affermare che sono pochi, perché siete ancora giovani.
forse perché nell'impegno che ci state mettendo vediamo quella vitalità che ci fa dire che ne vogliamo ancora tanti, pieni di realizzazioni importanti per tutto il paese, come lo sono stati in questi primi 2 decenni e mezzo. Anche se 25 anni sono pochi, la sensazione dei milanesi e la consapevolezza dell'amministrazione è che Fondazione Cariplo ci sia da sempre. Tanta è stata la capacità di agire in profondità su tutti i bisogni della città, con visione, con costanza, dedicando risorse vere e professionalità ai massimi livelli. Ecco perché oggi qui, Milano, è a dirvi grazie, ma anche a chiedervi di continuare. Continuare sui contenuti di sempre. La cultura, il welfare, il patrimonio artistico e soprattutto continuare con il metodo di sempre. Ce lo ha ricordato prima, nel rigore, in rete, con il territorio. In questi 25 anni sono stati messi in campo migliaia di progetti, piccoli e grandi, visibili e non visibili. Pochi giorni fa abbiamo inaugurato la nuova sede di Fondazione Feltrinelli, un progetto che ha visto Fondazione Cariplo fra i protagonisti e che è già un simbolo della nuova Milano. Quelli piccoli e diffusi però sono forse i più importanti, visibili e vivibili dalle persone, dai singoli che hanno ritrovato un posto di lavoro, una casa o nei quartieri che hanno visto riqualificare spazi e strutture e che nei prossimi anni continueranno in questo percorso. In questo ci avete già dato una mano formidabile, sia a noi come comune che alle istituzioni tutte. Avete anticipato un'ottica metropolitana. Io stesso ho avuto l'occasione di partecipare a più di un progetto, anche legato a quello che è il percorso di Food Policy, che fin da subito è stata metropolitana nell'animo e non solo negli strumenti. Perché da 25 anni i progetti vanno oltre Milano e sono tanti i casi che abbiamo saputo sfruttare per ricucire quegli spezzettamenti e frantumazioni amministrative e urbanistiche che spesso impediscono un reale sviluppo. I numeri parlano chiaro, ma forse siete voi ad averne tenuto conto anche meglio di noi. Ma non ci dimentichiamo che sono oltre 2 miliardi e 8 che sono stati erogati in questi 25 anni. 30.000 le iniziative finanziate nel mondo del sociale, dell'ambiente, della ricerca scientifica, della cultura e dell'arte. Oggi con me c'è l'assessore Maiorino, ma molti sono gli assessori che sui progetti Cariplo hanno potuto costruire progettualità nuove, a cui forse non avremmo potuto dare animo e gambe. I progetti sono stati sostenuti nel settore sociale, dei servizi alla persona, un paracadute anticrisi che in questi anni durissimi ha salvato letteralmente delle vite, perché quando non si è soli la propria vita è piena di difficoltà, ma si possono affrontare insieme, anche con delle istituzioni che lavorano in rete. Oggi si tratta ancora una volta di leggere i tempi ed agire di conseguenza. Milano ha bisogno di tirar fuori dal guado le zone della città che sono rimaste indietro e tra i fattori chiave, proprio qui la scorsa settimana lo abbiamo ricordato, ci sono i luoghi delle periferie dove maggiormente ci stiamo impegnando. Per parte mia ho sottolineato l'importanza dell'azione sulle scuole, sicuramente l'azione sulle case. Comune e fondazione sono già attive sul tema dell'abitazione accessibile. Oggi serve unire le sfide, unire le forze e partecipare a tutti i livelli. Eminenza, Presidente Guzzetti, amici della Fondazione, oggi festeggiamo 25 anni di entusiasmo per la città, per il territorio e per la gente. Non è un momento facile che sta attraversando la città di Milano e il Comune di Milano, ma questa è l'essenza che ci permette di andare avanti, la concretezza del fare squadra fra di noi, con le istituzioni, con la città tutta e guardare a quello che è necessario fare per il bene di questa città. La sfida che abbiamo di fronte è ancora maggiore. In questi 25 anni abbiamo fatto argine alla crisi, una crisi economica, sociale e talvolta anche morale. Oggi dobbiamo fare Milano, cioè aprirci al mondo, creare grandi occasioni di sviluppo, recuperare quel percorso di fiducia e di collaborazione con i tanti soggetti attivi e proseguire per avere una stagione ancora più positiva. Facciamo sentire lo slancio che si avverte, lo ha ricordato bene prima nel suo intervento di chiusura, che si avverte in Piazza Gaia Olenti e si deve riuscire a percepire anche nei quartieri più difficili, come possono essere San Siro, Gratosoglio, Niguarda, il Corvetto. Abbiamo bisogno di essere positivi, pragmatici, molto ambrosiani
e ricordarci che nel fare rete insieme c'è il futuro di questa città. Grazie e ad maiora. Ringraziamo il vice sindaco per questo bel intervento e sono onorato di chiedere al cardinale Scola, Angelo Scola, di venire a portarci anche il suo saluto. Lui tra l'altro è uno dei padroni della Fondazione Carico, perché come ho ricordato, dovendo equilibrare la parte pubblica, l'arcivescovo di Milano Metropolita ha diritto ad indicarci una terna. Allora questa è l'occasione per lei e per i suoi predecessori di esprimerle un sincero ringraziamento, perché in questi anni, da che è applicata la Ciampi, lei e i suoi predecessori dovevano segnalarci una terna, ma non poteva essere direttamente, perché probabilmente anche lì lo Spirito Santo vi aiuta, no? Avete sempre indicato delle terne, da cui noi abbiamo estratto un solo amministratore, che hanno sempre dato in Fondazione Carico un contributo, lo assicuro, importante, positivo, e hanno aiutato anche loro, come tutti i colleghi che sono stati nella CCB, a far crescere e a vantare. Quindi è l'occasione di ringraziare. Grazie. Il mio saluto è molto facile, perché ho il piacere di leggere un telegramma che oggi mi è pervenuto dalla Segreteria di Stato, che mi ha chiesto di leggerlo pubblicamente davanti a voi. In occasione della presentazione del progetto per contrastare la povertà alimentare nella città di Milano, che la Fondazione Calibro presenterà venerdì 16 dicembre nel contesto del 25esimo anniversario di attività filantropica, il Santo Padre Francesco rivolge il suo beneaugurante pensiero, esprimendo vivo apprezzamento per la meritevole iniziativa volta a rispondere alle urgenze sociali in vista di un servizio ai bisognosi e alle persone in difficoltà del territorio. Sua Santità auspica che le diverse realtà ecclesiali e laiche possano incrementare le loro opere assistenziali per suscitare nella popolazione un rinnovato spirito di solidarietà sull'esempio evangelico del buon samaritano, e con tali voti il Papa invoca copiosi doni celesti sull'intera città di Milano e di cuore invia la benedizione apostolica. Cardinal Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità. Credo che non sia necessario da parte mia aggiungere altre parole a questo testo articolato. Se mi è permessa una piccola notazione, sono rimasto molto colpito dal titolo che è stato dato a questa celebrazione, un impegno al servizio della realtà, perché questo è il punto critico, veramente il punto critico del travaglio della nostra società contemporanea. Rischiamo spesso, forniti di moltissimi strumenti di punta e avanzati, di mancare la realtà, di non saperla accogliere con realismo e di non lasciarsi in qualche modo guidare da essa. La realtà altro non è se non la trama di circostanze e di rapporti attraverso i quali, almeno per un credente, la provvidenza entra in relazione con ciascuno di noi e ci chiama a quel necessario cambiamento che assicura una crescita, una maturazione personale e sociale. Anche quello che abbiamo sentito oggi dal Presidente, che ringrazio moltissimo, è molto improntato questo senso del reale a cui abbiamo bisogno di restare attaccati, guardandolo in faccia per tutto quello che è e che significa, senso del reale che implica come condizione
un atteggiamento di ascolto dei problemi che ci sono e un atteggiamento di reciproca relazione in vista della costruzione della vita buona dentro la nostra realtà lombarda e non solo lombarda. Mi pare che l'opera della Fondazione Cariplo, e di questo sono grato al Presidente e a tutti i suoi collaboratori, vada in questa direzione ed è per questo che siamo qui così numerosi a dire un grazie che è oggettivo, che sta nella sostanza delle cose. Di nuovo tante grazie. Ringrazio moltissimo che ha resistito, abbiamo parlato molto di giovani, forse è il caso di vederne uno. Invito Emanuele Fasano qua sul palco. Emanuele, di cui adesso vi racconto brevemente la storia, è il nostro elemento di congiunzione col pomeriggio. Abbiamo avuto una mattinata un po' pesante, mi scuso con Emanuele perché l'avrà trovata molto noiosa, però era un momento istituzionale importante per Fondazione Cariplo. Il pomeriggio invece sarà fatto di musica, di artisti, di sportivi, di un sacco di amici di Fondazione Cariplo e anche di eventi. Se chi vuole può andare a casa a cambiarsi perché il pomeriggio è più